Dopo il maestoso, un altro derby in fiamma allo Stadio dei Pini, un derby tutto aretino. Foiano e Castiglionese si affrontano a 4 giornate dal termine. Gli Amaranto a caccia della salvezza, i Viola invece a caccia di un buon piazzamento per i playoff e perché no, per sperare ancora in qualche passo falso del Figline. E allora, come sempre, un buon divertimento a tutti da Francesco Benincasa, alla telecamera Pietro Marconi, accanto a me invece Gianni Marconi. Ciao Gianni di nuovo. Ciao, buonasera di nuovo. Alla fine può attaccare, ma deve sempre cercare di dare un certo equilibrio sia quando attacca che quando difende. Tanto Verdelli, la palla dentro per Rufini, attenzione il tiro di Rufini, è l'1-0 del Foiano dopo 9 minuti, 10 adesso, Cristian Rufini. Gianni, sempre lui, l'uomo più atteso per gli Amaranto, non è un attaccante ma fa un lavoro come un attaccante, 15esima rete in campionato, 16esima rete in stagione. Gianni, incredibile. Non sarà un attaccante, ma questo è un gol da attaccante, perché è un gol, si è mosso bene tra i due centrali difensivi e ha anticipato il portiere. Bel gol, complimenti. Sta urlando tantissimo Zacchei, che voleva subito la pressione, Gianni. Sì, sinceramente, probabilmente che... è così che ha impostato la partita, dando attenzione subito pressione. Attenzione al tiro di Verdelli sul secondo palo, ha cercato il palo più lontano, scusa Gianni. A quello che vedo ha cambiato gli esterni in avanti, le fa giocare a piede. Attenzione a Capogna, in area di rigore tocca Berneschi, esce bene Goretti, bravissimo qua il numero uno, perché non era no, facile. No, mi sembra ha fatto palo. Ha toccato il palo, il addirittura. Palo, credo sì, che il tiro si sia stampato sul palo esterno. Oppure sia uno schema per mettere dentro, proprio a cercare Menchetti, il tiro poi da parte, se non ho visto male, di Menci, che non ha inquadrato tutto, solo lo specchio della porta. Che occasione Gianni, un bolide difficile da controllare. Costantini prova ad imbucare per Rufini in area di rigore, il numero 11, il tiro di Rufini, il palo, non è finita perché c'è Verdelli che controlla male, ancora Verdelli messo fuori da Menci, e attenzione perché Gianni qua si accende Crisi e Rufini. Qua Rufini ha fatto vedere tutta la sua velocità e la sua classe. Come mi ha detto, non sarà una prima punta, però vedo che è la porta. Con Capogna, a buone doti atletiche, il numero 10 della Castiglionese, Falomi dietro per Radi con il sinistro, costruzione perfetta tutta di prima. Gianni, bella azione della Castiglionese. Derby aretino tra Foiano e Castiglionese, il fischio adesso del direttore di gara, 45 minuti iscritti, 45 adesso da scrivere quello che ha potuto, ovvero questa rimessa con le mani battuta a Rufini, servito da Verdelli, il tiro a giro di Rufini! Gli dà anche la possibilità di partire l'azione, di farci partire l'azione, però non si tira indietro, con personalità. Tanto Redi a cercare dentro, Goretti esce male, il gol della Castiglionese dell'1-1 al minuto 58, il gol da parte di Menci, che aveva trovato prima un'occasione incredibile, si fa perdonare l'errore nel primo tempo, scoppiano i petardi allo Stadio dei Pini, è 1-1 nel derby aretino tra Foiano e Castiglionese. In queste situazioni il gol della 1-1 da parte di Riccardo Menci, classe 2003, anche lui non è probabilmente uno dei saltatori per più alti che la Castiglionese ha in area di rigore, però insomma quando porti tante torri su poi ovviamente gli uomini più alti vengono messi a uomo. Attenzione qui subito a Redi in area di rigore, il tiro, Goretti dice no e poi però si salva, è gol della Castiglionese, è 2-1, l'ha ribaltata la formazione di Fani nel giro di 60 secondi, è 1-2 il gol qua che stende mentalmente probabilmente il Foiano, perché Goretti aveva fatto una parata incredibile e poi Alabastri si è non è riuscito a liberare, e il gol l'ha segnalato Guiducci, il primo assistente di Scarano che era in linea. Gianni, è successo di tutto, è in 60 secondi, perché è la bellezza del calcio, è assolutamente questa, no? Recuperare per il Foiano, gioca sul centro Acatullo, non controlla bene, palla che arriva lo stesso su Verdelli, chiama la palla Minocci, visto e servito Rufini, il controllo del numero 11 del Foiano in area di rigore, attenzione a Rufini, prova a liberarsi per il tiro, Rufini tutto solo, facile l'intervento di Tegli, ma attenzione a Cristian Rufini, perché se di là si accende Tenti, quando si accende Rufini sono guai. Recupera allora Marco Tenti,
tutto solo sulla destra. Acatullo visto e servito, è pronto un altro cambio nella Castiglionese che arriverà dopo questa azione. Acatullo, il tiro dalla distanza, facile l'intervento di Tegli. Scarpette da calcio ce l'ha, intanto Rufini, la rincorsa, il tiro sopra la barriera, palla che scende, ha seguito Tegli questa traiettoria, ma anche Rufini insomma fa paura da quella mattonella, non abbastanza. 10 secondi al termine, ultimo assalto veramente da parte del Foiano che prova a distendersi sulla sinistra con Rossi. La palla buttata dentro, la disperata, l'uscita di Tegli, blocca il numero uno della Castiglionese e probabilmente arriva adesso il triplice fischio. La Castiglionese vince in rimonta e ribalta questo derby a Ritino sul Foiano vincendo 2-1. Roberto Fani, mister, una vittoria in un derby che è arrivata in 60 secondi, con una partita che è cambiata davvero con due episodi, questo è il calcio alla fine, no? Sì, assolutamente sì. Siamo partiti male, Foiano ha fatto un grandissimo primo tempo, non riuscivamo a trovare il bandolo della matassa, in mezzo al campo sono stati padroni. Poi questo per la mezz'ora, ho trovato il vantaggio anche in maniera fortunosa, però il predominio territoriale era assolutamente a favore del Foiano. Noi abbiamo cambiato più volte fino a giocare poi 4-3-1-2 che poi abbiamo portato quasi fino alla fine. E già giocando così abbiamo dato densità in mezzo al campo, abbiamo sofferto meno, abbiamo iniziato a prendere un pochino le redini del gioco, diciamo che nell'ultimo 10-15 d'ora del primo tempo siamo arrivati al tiro 4-5 volte, per cui secondo me già l'inerzia un po' della partita era cambiata. E poi il secondo tempo è chiaro che loro erano un vantaggio, noi dovevamo recuperare, siamo stati fortunati negli episodi, però poi il calcio è questo e a volte meritavamo qualcosa in più. Oggi probabilmente la vittoria i tre punti sono superiori a quanto espresso in campo, soprattutto dopo un inizio di primo tempo disastroso da parte nostra. Mister, cosa sta succedendo a questa Castiglionese che è una buona forza fuori casa, ma in casa negli ultimi mesi, nell'ultimo mese soprattutto, ha faticato? Cioè, si è dato una risposta a questo fattore? Sicuramente sì, abbiamo determinate caratteristiche che poi le partite quando si mettono in un certo modo noi facciamo sicuramente più fatica, e quindi le due sconfitte in casa, lasciando le figline che comunque eravamo anche molto rimaneggiati, ma poi la sconfitta con lo Zenit, che è un'ottima squadra, così come la sconfitta col Pontassieve, che è un'ottima squadra, diciamo che meritavamo anche il pareggio. Quindi quando dicevo oggi abbiamo preso, raccolto più magari del dovuto, in quelle due partite sicuramente abbiamo raccolto meno. Mister Zaccai, una sconfitta che arriva in 60 secondi, in una partita che se poi si va a vedere le occasioni forse poteva starci anche un pareggio, no? O addirittura qualcosa in più, forse anche il Foiano? Ma credo che eravamo passati meritatamente in vantaggio, stavamo diciamo così amministrando la gara, loro stavano cercando di metterci un po' in difficoltà, ma credo che alla fine tolto il palo del primo tempo che fa pari con il nostro palo, poi la partita stava scivolando bene verso la seconda metà del secondo tempo. E invece due episodi dove non siamo stati sicuramente all'altezza hanno cambiato tutto. E poi ho cercato di modificare alcune cose per dare
un po' di spinte in avanti, però non siamo riusciti ad arrivare al pareggio. Ecco, questa cosa che il Foiano prende gol e poi ha sempre dei minuti di assestamento che in stagione sono costati poi anche il subire il secondo gol, viene in mente quella più recente a Porta Romana, no? Che nel giro di davvero una manciata di minuti Foiano che si fa riprendere, no? E va sotto. Oggi è successo la stessa cosa, è proprio probabilmente diamo colpa alla giovinezza della squadra? Credo che oggi ci siamo fatti due gol da soli, perché il primo è stato un infortunio del portiere, nel senso che ha calcolato male la traiettoria e gli altri hanno fatto gol, e il secondo ce lo siamo fatti clamorosamente da soli, quindi c'è poco da dire, c'è semplicemente da prendersi le proprie responsabilità, di assumersi le proprie responsabilità. E comunque sia, è inutile star qui a rimarcare o ripensare a quello che è stato. Ci abbiamo altre tre partite, altri 270 minuti dove dobbiamo obbligatoriamente centrare il nostro obiettivo. Ad oggi siamo ancora in linea con quello che è il nostro obiettivo, dobbiamo semplicemente guardare avanti. Ecco, il prossimo match è importante, è uno sliding doors importante contro in casa della Chiantigiana, dove questo Foiano, guardando sempre i numeri, fatica fuori casa, però insomma, mister, l'hai detto tante volte durante l'anno, è stato proprio quello che è mancato, sono i punti che sono mancati veramente al Foiano, perché in casa era prima fino ad oggi, guardando la classifica delle partite in casa. Credo sicuramente di sì, però come ti dicevo poco fa, è inutile stare a guardare a quello che è stato, roba varia. Noi dobbiamo semplicemente concentrarci a quella che sarà domenica, una partita importante come lo era Firenze Ovest, come lo era oggi, e affrontarla nel miglior dei modi. E tutto qui, andare a prenderci l'obiettivo, intanto non ci regalerà niente nessuno.